Outriders, un gioco già visto, un miscuglio di stili che funziona, ma non mi emoziona. Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e se ovviamente non siete iscritti, beh, fatemi questo favore, cliccate sulla campanellina e cliccate anche sul tasto iscriviti. Oggi parliamo di Outriders, o per meglio dire di quello che penso di Outriders, della demo di Outriders. Premetto subito che tutto ciò che dico è derivato dalla mia esperienza della demo di circa 20 ore che non ho seguito minimamente lo sviluppo del gioco, quindi non avevo preconcetti su questo titolo né alcun tipo di hype. Ho scaricato la demo alle 18 di giovedì e ci ho giocato sia giovedì sera che venerdì che sabato per poi portarvi questo video. Outriders, quindi, che gioco è? Un looter shooter dei più classici, ma con qualche differenza. Square Enix ha infatti mischiato un po' le carte per questo titolo. Ma partiamo dall'inizio. Graficamente non è sto granché. Ahimè, titoli come Godfall, Anthem, The Division sono nettamente superiori per quanto riguarda la grafica, volutamente cartunesca, e ha molto alla Gears of War o alla Borderlands. Ma non ti esprime, secondo me, un'emozione così forte come i due titoli che ho citato. I personaggi sono gonfi e i nemici peggio che andare, e i movimenti ne risentono parecchio, infatti sembrano goffi e poco precisi. Per quanto riguarda la parte shooting, invece, è ben fatto. L'uso delle abilità mischiate con l'atto dello shooting è ben bilanciato. Le coperture alla The Division, poi, da uno che gioca tuttora The Division 2, come me risultano naturali e il personaggio si applica bene sia in copertura che durante lo sparo uscendo da quest'ultima. Quindi direi che qua Square Enix ha fatto un buon lavoro. La storia in sé è abbastanza banalotta, non vi dirò assolutamente niente, cosa già vista in 800 milioni di telefilm, film e videogiochi e per quanto mi riguarda non mi prende abbastanza. Non ti immedesimi per nulla, ma magari è solo la demo e il gioco completo sarà chiaramente diverso. Almeno così lo spero, che la storia comunque prenda la persona che sta giocando e la trascini in questo titolo. Perché fino adesso la demo, secondo me, è niente. Poi si può saltare senza alcun problema. Che dire dell'IA? Nulla, non c'è da dire nulla. Qua si sono attenuti agli standard del mondo del looter shooter. L'IA va in copertura, tu aspetti che metta fuori la testa o si sposti e lo shotti. La difficoltà sta solo durante i boss e contro i mob da corpo a corpo. Fine. Con le abilità inoltre si possono estrarre i nemici da dietro le coperture in quanto le abilità attraversano queste ultime, come se non ci fosse nulla, e una volta colpiti sono dei pupazzi immobili alla vostra mercé. Si muore quando si è troppo aggressivi e si finisce chiusi in un angolo contro parecchi mob, ma anche qua ci sono parecchie scappatoie in quanto ogni personaggio può recuperare vita con determinate abilità o kill. Il gameplay quindi è un buon miscuglio di altri titoli già noti. The Division è sicuramente l'ispirazione più grossa di questo gioco, ma a primo impatto, per chi ha giocato ad Anthem, Destiny o Gears of War, gli si balena subito la sensazione di già visto. Non voglio entrare nel merito delle abilità o del crafting, perché a parer mio sono argomenti da trattare successivamente. A meno che non si abbia ovviamente il gioco completo in mano. Non mi esprimo quindi su una possibile durata o su un endgame. Non dovrebbe farlo nessuno, visto che questa è una demo e non ci si può basare su una demo per quanto riguarda queste cose, ma solo ed esclusivamente sulle parole di Square Enix. Quindi la mia visione di questo gioco termina qua. Il gioco è sicuramente ben fatto e ben strutturato. Il gameplay e il gunplay sono semplici e intuitivi e ci si può divertire parecchio, soprattutto secondo me in gruppo. Ma è una cosa già vista. Nulla porta, nulla di nuovo porta in questo mondo questo titolo. Ma se stavate aspettando un looter shooter per il 2021 che vi porti via quelle centinaia di ore, senza fronzoli e grafica da rompersi la mascella, beh, questo titolo fa per voi. Con questo è tutto, io spero di esservi stato utile nella vostra scelta se comprarlo o meno. GG a tutti quanti.